L'attaccante che abbiamo detto sarà con noi quest'oggi ed è Attenzione, attenzione. Dusan Vlahovic, ciao Dusan. ciao, ciao, ciao. Aspettavano, vedo che aspettavano i fenomeni. Sono arrivato io. Mi dispiace per Grande. questo. Grande. Come stai? Come stai, Io anzitutto? tutto bene, tutto bene. Lei come sta? Te, dai, Ok. va bene. Ok, perché ci hai Come tenuto può? un po' col fiato sospeso in questi giorni, Eh però sì. abbiamo visto le tue dirette anche con Federico Chiesa, insomma, ci hai tranquillizzato, va tutto bene. Sì, è tutto tranquillo ora, tutto bene. Bene, bene. Allora, noi siamo contenti anzitutto di averti qua con noi perché è un grande privilegio. Partiamo insomma, da questi giorni. Ti chiedo un po' come hai vissuto questi giorni, i tanti messaggi magari che ti sono arrivati da parte dei fan, no? E penso che ti abbia fatto molto piacere sentire il calore della gente, no? Sì, diciamo un po' giorni particolari perché tutti sappiamo quanto è difficile questo, ma comunque mi sono arrivati tanti messaggi e devo ringraziare a tutti e voglio ringraziare a tutti per questo affetto che mi stanno dando. Ottimo, ottimo. Vedi, in tanti già ci scrivono, Dusan uno di noi, insomma, ovviamente sono contenti di vederti bello, bello contento, bello, bello tranquillo. Allora, io ti chiedo, visto che noi ovviamente parliamo tanto di fantacalcio, spesso anche il nostro amico Nicolò Schira ti ha consigliato, tu ci hai risposto con le storie, quanti ti scrivono per il fantacalcio e ovviamente anche se tu che sei serbo, capisci il gioco del fantacalcio oppure te l'hanno dovuto spiegare? Sì, capisco tutto, mi hanno spiegato i miei compagni di squadra e anche tutti quelli che stanno giocando. Allora ho capito che è un gioco molto importante e anche un gioco molto bello per giocare. Allora mi piace tanto, sto giocando e si sta divertendo. Anche Ecco, in qualche momento è un po' difficile, ma è anche divertente. Ok, perché tu hai fatto 6 gol quest'anno, giusto? Quindi sono veramente un buon numero. E tu lo sai bene che se tu fai i gol è più 3, se Sì, fai giusto, l'assist è più 1. Quindi sì. immagino tu abbia fatto felice tanti ragazzi, no? Sì, potevo fare anche di più secondo me, ma dai, diciamo anche questa cifra è buona. Ok, ottimo, ottimo. Senti, Dusan, ti chiedo, ma tu è da qualche anno che sei a Firenze, da pochi anni sei in prima squadra, però hai fatto la primavera con la Fiorentina. Ti voglio chiedere come ti trovi, come vivi Firenze, che è una città bellissima, e se insomma sei felice di stare a Firenze come città. Sì, mi sto trovando benissimo perché Firenze è una città molto 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 bella, anzi bellissima, e anche gente qui è, diciamo, molto affettuoso e sono molto legati ai giocatori, allora vuol dire che è molto 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 veramente molto bello giocare qui. Ottimo, ottimo. Tra l'altro, l'altro giorno ho visto che tu hai pubblicato una foto dove cucinavi, no? E allora, prima hai detto, è una città molto bella, si mangia anche bene. Allora ti chiedo, cosa hai cucinato l'altra sera, quando hai fatto la foto? Non ho cucinato niente, questo ho fatto solo per il follower. Faccio un scherzo, no? Un scherzo perché sinceramente io ce l'ho difficoltà a tagliare un pane, allora per cucinare è un po' difficile per me. Ma comunque era un scherzo e volevo vedere quanta gente è sveglia, se qualcuno invita cosa dicono, ma non hanno fatto bene perché tutti volevano venire e invece non poteva nessuno. Allora, Senti, ma è meglio secondo te la cucina serba o la cucina italiana? Perché so che in Serbia avete tante cose buone, però in Italia anche ce ne sono tante. sì, ma ti dico che quando sono arrivato a Italia ho preso qualche chilo in più. Allora vuol dire che italiana più meglio. Anche in Serbia si mangiano tanti specialità,
come si dice, specialità italiane, no? Allora, dico italiana magari. Ma comunque è più bello quando vai a casa e mamma ti cucina tutto quello che ti piace. È la cosa più bella. Sì, questo è più bello dal mondo, ma se dico se abito da solo, cucina italiana. Ottimo, ottimo. Senti, allora ci scrivono, ci scrive per esempio Paolo Cook, Passarella, ci scrive com'è stato l'incontro con Ibra, perché tu hai detto che Ibra è il tuo idolo, no? E allora io voglio chiederti com'è stato l'incontro con lui quando avete giocato contro. È stato veramente, veramente, non posso trovare parola. E per me è una sensazione incredibile. E tutto quello che sognavo, e tutto quello che immaginavo, alla fine ho fatto, ho incontrato lui. E era veramente un momento speciale per me. Ottimo, ottimo. Senti, ma non so se hai visto oggi il video di Ibra che ha messo su Instagram. Ha detto che lui insomma aiuterà gli ospedali a combattere questo coronavirus, e ha detto: se coronavirus non va da Zlatan, Zlatan va da coronavirus, ha detto questo. Sì. Beh, lui ovviamente ha questi poteri, no? Sì, quindi speriamo che ci aiuti. Sì, ho visto, lui ci si sicuro aiuterà. Ho visto appena svegliato, mi è uscito video, il primo video mi è uscito video suo, allora ridevo anche un po' perché... Giusto. Sempre... È giusto. È giusto, in questi momenti è giusto anche ridere, siamo contenti che Zlatan ci faccia sorridere spesso con le sue cose. Senti, ma oltre a Zlatan, c'è qualche giocatore, altro giocatore a cui ti ispiri, che ti piace tanto, magari del passato o anche del presente, perché no? Scusa, qualche giocatore che mi ispiro? Sì, esatto, che ti piace tanto. Guardavo il video di Van Basten, non ho visto mai come gioca il vivo perché non ero nato, ma diciamo Van Basten, diciamo anche mi piace tanto come gioca Ronaldo, ovvio, ma ecco, diciamo questi due giocatori, Ronaldo e Van Basten. Beh, non è mica male. Ma l'obiettivo è arrivare al loro livello? Sì, sì, sì. Sempre ho cominciato a giocare per, diciamo, perché di questo, per arrivare a alti livelli. Ok. Beh, diciamo che non è assolutamente male. Senti, ma parliamo un po' di te anche nel privato. L'abbiamo chiesto un po' ieri anche a Francesco Acerbi, ma che musica ascolti? Puoi anche dire musica serba, non è un problema, va benissimo, noi poi ascolteremo anche quella. Sì, musica serba certo, ma sto ascoltando in questi momenti più musica italiana, ma musica italiana, trap, rap, queste cose non ascolto, diciamo classica, sto ascoltando tutto quello che ascoltano giovani in Italia. Ok, ricordiamo anche ai ragazzi che sono in ascolto quest'oggi, che sono veramente tanti, di fare delle domande a Dusan, che ci sono Rollo e Michele in regia, così ce le mettono in evidenza e poi noi te le giriamo. Allora, ci scrivono anche Alemani 2004, ci scrive com'è stato fare un gol strepitoso al San Paolo, che è uno stadio ovviamente sì, mitico, no? Dove ha giocato sì, Maradona, tanti campioni. Sì, un mitico, un stadio mitico con una tifoseria mitica e anche una squadra mitica. È stato veramente molto molto bello, anche perché abbiamo vinto, allora era un momento specialissimo, ero molto contento. Ottimo, ottimo. Diciamo che non è l'unico gol bello che hai fatto quest'anno, ne hai fatto anche uno all'Inter, molto bello, che lo posso dire, è anche la mia squadra, quindi mi ha anche fatto un po' male. No, ma va bene, è giusto così, è giusto così. I grandi campioni devono segnare sempre, quindi sì, sono contento per te. Bene. Senti, tu hai giocato in Serbia al Partizan Belgrado, che è sì, una delle squadre più importanti del campionato serbo, assieme alla Stella Rossa. Allora ti chiedo, siccome lì c'è un derby che è fantasmagorico, che è Partizan Stella Rossa, tifosi, casino, insomma, se volete andarvi a vedere in questi giorni che siete a casa un po' di video,
di Partizan Stella Rossa, lo diciamo anche agli amici a casa, sì, capite di cosa parliamo. E allora è più tosta giocare Partizan Stella Rossa o giocare Fiorentina Juventus? Fiorentina Juventus ho giocato solo una volta, ora qualche mese fa a Torino. Secondo me, anche perché sono molto tifoso del Partizan e anche perché dal bambino ti segue sempre la storia di derby di Belgrado, allora io devo dire Partizan Stella Rossa, ma lo so quanto vale per Firenze una vittoria contro il Juve, e spero che giocherò e spero che vincerò con la Fiorentina contro il Juve, così magari diamo gioia a tutti, tutta sta gente a Firenze. Ma per ora devo dire Partizan Stella Rossa, anche perché si giocavano, quando ero io, si giocavano i derby per il scudetto, era molta tensione e molto dovere. Allora in questo momento dico Partizan Stella Rossa magari. Ok, beh, ci sta, hai detto due partite che sono molto, molto toste. Allora, io ti chiedo un'altra cosa, ce la chiede Edo, e ci dice, spiegaci un po' da dove viene la tua esultanza, Dusan. No, ho visto, penso che tutti conoscono Memphis Depay, ho visto lui come esulta, mi è piaciuto e ho fatto... Non so, è venuto naturalmente dopo il gol contro l'Inter, dopo ho fatto sempre, come ho detto, mai non voglio provocare nessuno, non è il mio stile, non voglio fare figura brutta mai, e allora tutto quello che succede, se faccio questa esultanza non voglio provocare nessuno, è una esultanza normalissima. Ok, quindi ringraziamo Memphis Depay, okay, sì, per questa esultanza. Sì. Ok, questa è una domanda, ce la fa Cristiano Foderoni. Dusan, preferisci la Champions con la Fiorentina oppure il Mondiale con la Serbia? Puoi anche dire tutte e due, eh? No, tutte e due, perché... Cosa dico? Perché questa è una domanda difficilissima. Devo dire tutte e due, no, veramente non posso decidere su queste due. Ok, allora ti faccio una delle ultime domande, poi vediamo se c'è qualche altra domanda da parte dei nostri amici. Grazie perché sei stato molto gentile, poi facciamo il nostro quiz che abbiamo fatto anche ieri. Allora, la domanda è una domanda che facciamo a tutti quanti, i giocatori che intervengono con noi. Allora, il giocatore più forte con cui hai giocato e il giocatore più forte che hai invece affrontato da avversario? Giocatore più forte che in cui mai io ho mai giocato, devo dire Ribéry. Dico Ribéry, anche se in nostra squadra ci sono tanti giocatori forti, dico Frank Ribéry. Contro, vi posso dire, non so, ho giocato anche contro Ibra e anche contro Cristiano. Allora dico questi due. Ok, beh, tra l'altro ricordiamo che Ibra contro di voi poi l'hanno annullato, ha fatto un gol straordinario. Sì, ha fatto un gol veramente strepitoso. Follia. PlayStation. Come lui sa fare, solo lui sa fare. sì, attimo. Allora, qua andiamo con... Invece, ecco, questo è interessante, ce la fa Mattia. Il difensore più forte che hai affrontato. Mattia Essenza ce lo chiede, il difensore più forte che hai affrontato anche in allenamento, puoi dire Pezzella, eh? No, perché Serie A tutti i difensori veramente sono fortissimi. Allora se dico uno, se dico l'altro non lo so, perché ogni partita è differente, non so. Tutti i difensori della Serie A per me sono molto, molto, molto difficili. Difficilissimi. Okay. Non posso dire ora
Non lo so, veramente non lo so. I difensori dell'Inter, del Juve... sono forti. Fortissimi, no? Forti, uno dei migliori del mondo. Beh, però il gol all'Inter l'hai fatto, quindi sei stato più bravo di loro. Sì, 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 ma comunque diciamo, sappiamo tutti chi sono difensori, allora dico tutti, non so, dico tutti. Sempre difficile giocare contro il Chelsea in Serie A, sempre. Ok, e qual è il compagno con cui ti trovi meglio, il tuo compagno di squadra? È una squadra, si devono trovare tutti bene, ma mi trovo bene con Cutrone e Chiesa davanti di più. Okay. Devo dire loro due, allora. Se okay. Parliamo Patrick, con Patrick abbiamo fatto un video, ci siamo divertiti tanto, lo salutiamo, grande, gli facciamo esatto. In bocca al lupo anche a lui. Mi sentite sì. Con Patrick? Sta bene lui, sì. Sì, gli ho mandato sì, i messaggi, sì. Dice che sta bene, sì. Quindi. Sì, dai, forza Patrick, anche tu, mi raccomando, ti vogliamo in forma. Allora, è il momento del quiz, dai Dusan, così proviamo a giocare un po' con te. Allora, sono quattro domande che ti facciamo, ok? Io ti faccio una domanda, poi ti do quattro opzioni, ok? Va bene. Riguarda un tuo compagno di squadra, ok? Sì. Frank Ribéry, abbiamo detto, giocatore straordinario. Ha giocato anche, ovviamente, non soltanto nel Bayern Monaco, ma anche in Francia. Sì. In quale di queste squadre ha giocato Frank Ribéry? Paris Saint-Germain, no. Marsiglia, Lione, Monaco. Marsiglia. Marsiglia? Sì. Giusto, 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 giusto. Due, sono due. Ottimo. Ultima domanda, poi c'è la foto, devi riconoscere il giocatore che c'è nella foto. Allora, quale di questi attaccanti, attenzione, siccome si parla del tuo ruolo, non ha mai vestito la maglia della Fiorentina? Dai. Vucinic? Gilardino? Mutu? Adriano? Vucinic, ottimo. Grande sono tre, Mirko. Sono tre. Grande Mirko. Grande Mirko, grande attaccante, tutti grandi attaccanti. Allora, io ti metto adesso la foto di un giocatore. Sì. Allora, e tu devi dirmi chi è, poi ti do le opzioni. Allora, giro lo schermo così la vedi. Eccola qua. Mamma mia. Aspetta. Allora, chi è l'attaccante nella foto? Dai. Ti do le opzioni, eh? Sì. Robbiati? Firicano? Va bene. Edmundo? Repka? Magari Edmundo Sousa. Edmundo Sousa? Sì. Giusto! Grande Dusan, grande. Era Edmundo, grandissimo, bravissimo, bravissimo. Dusan, allora io ti ringrazio. Grazie mille, sei stato gentilissimo, disponibilissimo. Noi ti facciamo un in bocca al lupo, lo facciamo a tutti. Ovviamente i ragazzi della Fiorentina e quindi top, grande Dusan, top, mi raccomando, in bocca al lupo, buona giornata. Grazie a te, grazie mille, un abbraccio. Grazie, un abbraccio. Dai. Ciao a tutti, ciao Dusan, ciao. Allora ringraziamo Dusan che ovviamente è stato con noi. Grandissimo, gentilissimo. Allora, grazie a tutti quanti che siete stati con noi. E mi raccomando, forza. Ci vediamo poi già domani. Ci sarà un nuovo calciatore, sempre al pomeriggio. Tra poco vi diremo l'orario. Poi potete indovinarlo nelle stories. Sempre un attaccante, eh? Attenzione, sempre un attaccante. Ieri abbiamo fatto un difensore, Francesco Acerbi. Oggi Vlahovic e domani un altro attaccante. Ragazzi, grazie. Dai, state a casa, mi raccomando, non uscite mai.